Chieti, 7 aprile 2023. Dopo 3 anni di restrizioni legate alla pandemia, torna finalmente senza limitazioni di pubblico il grande evento. La città si ferma, come avviene dall'anno di Grazia 842, per uno dei riti della passione più antichi d'Italia, la processione del Cristo morto, che successivamente, negli ultimi 4 secoli, ha assunto l'ancora attuale forma, con l'organizzazione della confraternita e poi arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti. Buonasera da Rete 8, che anche quest'anno torna a commentare uno degli eventi più importanti per l'Abruzzo e in particolare per la città di Chieti, che è la processione del Cristo morto. Anche quest'anno con il privilegio di avere al commento Aurelio Bigi. Buonasera Bigi. Buonasera a te, buonasera a tutti i telespettatori. Quest'anno la nostra telecronaca parte dal mattino, parte da queste immagini che sono state girate qualche ora fa, prima della partenza della processione, all'interno della chiesa di San Giustino, all'interno della cattedrale, nel luogo più nascosto, più segreto per tutti gli altri giorni dell'anno, meno conosciuto, però il luogo dove ha sede l'arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti e dove inizia questa lunga giornata. Bigi. Eh sì, questo è l'oratorio dell'arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti, datato inizio 1600. Gli stucchi che vediamo in queste immagini risalgono al 1711 e coinvolsero un po' tutta la cripta. Poi la cripta pochi decenni fa è stata riportata al suo stile medievale originale, solo questo oratorio dell'arciconfraternita è rimasta barocca, un bel barocco in oro zecchino. Dietro l'altare vi è questa struttura dove vi è la statua del Cristo morto, una statua del Settecento di pregevole fattura in legno dipinto, eccolo qui che lo vediamo, e viene prelevato tutti gli anni la mattina del Venerdì Santo, un po' prima delle 12, e viene prelevato dal governatore, dal vice governatore e da pochi fratelli. Ecco, viene preso, adagiato sull'altare, sarà il governatore che pulisce le varie ferite del Cristo stesso. Ecco che vediamo il nuovo governatore del quest'anno, Giulio Obletter. Lui già lo fu nel periodo passato e fu tra l'altro il più giovane dei governatori esistiti, quindi dall'inizio del 600 ad oggi. Fino allo scorso anno governatore fu Giampiero Perrotti. Ecco i valletti con divisa del Settecento e portano il Cristo morto. Ecco, dalla cripta si sale nella parte superiore e si va al segretariato, dove viene deposto su un catafalco con un velluto nero con ricami oro ed argento. Ecco, vi è da dire che ecco il catafalco, guardate che bel lavoro, ovviamente fatto a mano sin dai tempi passati. E sul Cristo adesso verrà messo un telo leggerissimo, un telo bianco. E poi vedremo appunto il passaggio del catafalco nel corso della processione. Ecco, parliamo della arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti, sì, perché questo è un evento in cui si fonde l'aspetto religioso anche con quello laico, storico, della tradizione della città e delle sue confraternite e arciconfraternite. Chieti infatti deve ringraziare questa arciconfraternita che da 4 secoli organizza in maniera impeccabile questa bellissima processione, considerata una delle più interessanti, una delle più antiche d'Italia. Inizialmente, quando nacque agli inizi del 600, era una confraternita aperta a uomini e donne di tutti i ceti, solo in seguito divenne riservata solo ai nobili, intendendo con questo termine anche chi
pur magari non avendo uno specifico titolo nobiliare, era comunque uomo notabile per la sua posizione sociale. È il caso dei ricchi mercanti o dei ricchi proprietari, per esempio a Chieti, specialmente nel Settecento. Nel 1856 questa confraternita fu elevata dal re al rango di arciconfraternita. E c'è da dire una cosa, che a fronte di questa elevazione di rango si richiede alla nuova arciconfraternita di svolgere carità per 30 ducati, e allora 30 ducati era una bella somma, 30 ducati annui. Adesso invece ha inquadrato ecco che sta entrando la statua della Madonna. La statua della Madonna invece è anch'essa una statua lignea del primo 800 che viene conservato nell'oratorio dell'arciconfraternita, normalmente vestita, come si suol dire, con i vestiti di casa. È il mercoledì mattina che la moglie del governatore, adesso inquadrata, la signora qui bionda che vediamo, che assieme alla priora e assieme alla sarta vestono la statua. E non è una vestizione mettendovi solamente, ecco, quello che vediamo adesso, un telo, ma è una vestizione che viene fatta come si vestiva una volta una signora, quindi tre sottane di cotone dai bordini merlettati, una camiciola bianca, due veli posizionati sul capo, di cui uno bianco di lino e uno beige con i bordi di merletto dorato, una pettorina con il colletto di merletto. Vi è un'elencazione infinita di roba che viene fatta indossare dalla Madonna. A suo tempo, qualche anno fa, la Maria Paola Lupo scrisse proprio un articolo elencando tutti i capi di vestiario che vengono messi sulla Madonna stessa. Quello che vediamo alla fine è il velo di pizzo con le stelle dorate e la lettera M ricamata sugli strapizzi laterali, e il velo di chiffon di seta con paillette di oro vero forgiato dalle suore di Ognissanti. Ecco, queste sono le due statue più importanti ovviamente della processione. Non a caso vengono portate dai fratelli dell'arciconfraternita, mentre le altre statue, i simboli del ponte costruiti nel 1855-56, vengono portati dagli aggregati all'arciconfraternita. Sono immagini queste che vi proponiamo particolarmente riservate, perché non tutti hanno accesso, soprattutto nei momenti più intimi in cui i confratelli si riuniscono in preghiera nella cripta di San Giustino. Adesso siamo davvero all'interno della Basilica e vediamo Monsignor Forte per un altro momento che abbiamo ripreso in via esclusiva questa mattina. Infatti siete stati bravi, perché normalmente queste sono immagini, specialmente quelle della Madonna e del Cristo, non molto usuali. Qui proprio alle 12 c'è la prova generale, che si fa proprio sotto la cupola e quindi con quell'armonia che l'architettura di una chiesa del genere possa riuscire a dare. Si vede sulla destra il maestro Loris Medoro, che dirige la parte corale, il maestro di cappella che dirige la parte orchestrale, Peppino, eccolo qui sulla destra, Peppino Pezzullo, e in queste prove si può sentire anche l'organo che viene suonato dal maestro Fabio D'Orazio. Anch'io questa mattina stavo là e vi posso assicurare che come si sente il miserere in quest'ambiente non lo si sente in nessun'altra parte, ma penso che la regia fra poco ci darà questa opportunità. Ecco, noi vi daremo appunto questa opportunità, ripeto, inedita quest'anno, di ascoltare il Miserere di Selecchi, che poi
l'icona, possiamo dire, musicale di questa straordinaria processione, non soltanto tra le vie della città, quando ci sarà l'attraversamento che poi seguiremo tra poco, ma appunto in questa versione più raccolta, ma devo dire molto più intensa dal punto di vista emozionale. Questi sono i brani in cui sostanzialmente viene messa a punto l'orchestra, viene messa a punto la parte del coro che si trova sulla parte dei gradini all'interno della cattedrale, ma soprattutto c'è questa aggiunta dell'organo che dà un'idea di solennità ancora più alta. E vi faremo sentire le note della parte principale del Miserere, ci sono altri brani che vengono eseguiti, mentre però noi, Aurelio, parliamo un po' anche della storia di questo brano che poi è diventato Il Miserere di Selecchi, ripeto, l'icona della processione. Struggente melodia della prima metà del Settecento, che è stato scritto dal teatino Saverio Selecchi. Quest'anno è eseguito, e qui li vediamo, da circa 350 persone tra coristi e musici. Che dobbiamo dire di questo Miserere? Intanto che Selecchi scrisse tantissimo, ma di tutto ciò che ha scritto rimane solamente questo Miserere, anche perché è stato tramandato oralmente da generazione in generazione, perché da quando è stato scritto, circa 1740, è stato eseguito tutti gli anni, e Selecchi lo scrisse a che fosse eseguito solo durante la processione del Venerdì Santo di Chieti. Poi sappiamo che la melodia è talmente bella che alla fine sono diverse città, non solo abruzzesi, ma anche al di fuori dell'Abruzzo, che lo hanno adottato. Possiamo dare i numeri anche degli esecutori e anche dei coristi, che poi a volte sono anche lì da generazioni, perché ci sono padri e figli che cantano insieme, ci sono famiglie che da secoli perpetrano questa tradizione della partecipazione al canto del venerdì sera tra le strade della città. In quest'anno penso che raggiungeremo quota 350, saranno un 200 i coristi e 150 gli orchestrali. Come giustamente dicevi tu, e lo vediamo da queste immagini, specialmente negli orchestrali, noi vediamo la presenza di chi suona il violino in questa processione da 70 anni. Oggi mi sono intrattenuto con qualcuno che mi ha detto che sono 70 anni che io suono questo Miserere, e assieme a loro vedete quanti ragazzi e quante ragazze, che sono prevalentemente della scuola media a indirizzo musicale, che diede già negli anni passati un grosso sviluppo. Diciamo che a inizio Novecento non era così ampio il coro e la parte orchestrale, era molto più ridotto, ma man mano, diciamo, che sono passati gli anni, ecco che la loro formazione si è ampliata. E poi vi è l'abitudine che, una volta che si inizia a frequentare e essere presenti nella processione, non si vuole più mancare, per cui tutti gli anni, pure chi sta fuori, torna proprio per il Venerdì Santo. Vi è da dire una cosa che ovviamente richiede anche una certa preparazione. Loro il giorno successivo, al giorno delle ceneri, quindi parliamo del mese di febbraio, iniziano a fare le prove nella chiesa di Mater Domini, anche perché occorre un ambiente vasto, e si vedono costantemente proprio, certo, per affinare, per insegnare ai più giovani. Allora, io voglio dire ai nostri telespettatori che quella che sentiamo in sottofondo non è ancora la melodia del Miserere, perché ve la faremo gustare, quindi potrebbe apparire fastidioso che noi continuiamo a parlare mentre c'è questa esecuzione, che comunque prelude alla esecuzione del Miserere stesso. Cosa stanno suonando preliminarmente? Sono due le musiche che loro eseguono. Una, la famosa risposta al Miserere, scritta da Don Ottavio De Cesaris. Dico risposta perché nella processione di diversi decenni fa
c'era il coro dell'arciconfraternita che eseguiva il miserere, tra una strofa e l'altra il coro dei seminaristi e poi quello dello Zimarino che eseguiva la risposta, diciamo, al miserere stesso. E poi vi è l'esecuzione di un brano scritto qualche anno fa dal maestro di cappella Peppino Pezzulo. Bene, direi che è proprio arrivato il momento di lasciare alla gioia dell'ascolto di questo brano, perché pur essendo legato ad un evento della passione è una musica, è un canto che riscalda i nostri cuori e ci avvicina molto alla spiritualità di questo momento. Vissuto questa volta, ripeto, prima che tra le strade nella processione, nel cuore religioso della città, nella cattedrale di San Giustino. Allora noi ci fermiamo, ascoltiamo questa prova generale del Miserere di Saverio Selecchi e poi torneremo con l'uscita della processione del Cristo morto. Grande emozione aver ascoltato queste note, queste voci risuonare all'interno della cattedrale di San Giustino a Chieti, cattedrale dalla quale vi proponiamo le immagini dell'uscita della processione, un'uscita particolare quest'anno, poi lo spiegheremo meglio. Quest'anno peraltro non c'è più il numero limitato di spettatori, la processione è tornata ad essere dopo la pandemia un evento genuinamente collettivo appartenente a tutta la città che si riappropria quest'anno pienamente di questo momento. È un momento anche per i fedeli che accorrono a Chieti anche da fuori regione e nelle speranze di tutti c'è anche una speranza
coltivata da anni qui, perché la processione di Chieti potrebbe ambire a un riconoscimento di patrimonio immateriale dell'umanità da parte dell'UNESCO, una procedura che è aperta da tempo, in quanto con la sua storia, con la sua natura e la sua tradizione, soprattutto insieme laica e religiosa, una storia che ripercorremo anche brevemente nel corso di questa cronaca assieme ad Aurelio Bigi, che lo stesso Bigi ha approfondito in anni di studi convogliati in un volume di prossima pubblicazione. Una processione che con le sue atmosfere antiche e medievali, con il Miserere di Selecchi, ma soprattutto con la sua fusione totale nella città, i suoi luoghi e le sue strade, è una di quelle esperienze che incantano e colpiscono nel cuore, anche per chi non ha fede. Un'esperienza da incontrare almeno una volta nella vita e che Rete 8, con le sue immagini ormai da decenni, porta nelle case di tutti voi per viverla e farla vivere insieme. E io per questo ringrazio i nostri tecnici, in particolare Antonio D'Ottavio, che ci propone in questo momento le immagini dell'uscita dello stendardo che apre la processione dalla cattedrale di San Giustino, ma ringrazio anche Alberto Capo, Andrea Di Fabio che coordina la regia qui a Chieti e Danilo Cinquino dalla regia centrale. Aurelio Bigi, è questo il momento in cui si forma la processione? Queste sono immagini che probabilmente abbiamo la speranza di non vedere l'anno prossimo, perché vorrà dire che anche Piazza San Giustino tornerà ad avere una cornice di persone e di fedeli per l'apertura della porta e l'uscita dei simulacri della processione. La vediamo insolitamente vuota perché sono in corso dei lavori ed è anche un po' più particolare la formazione del corteo. Sicuramente, sicuramente una pavimentazione che stanno ultimando proprio in questo periodo qui, per cui i fedeli non possono sostare in questa piazza, per cui sono solo i partecipanti, oltre 1000 incappucciati. E quando esce la processione del Cristo morto è come se in questa sfilasse un po' tutta la città, con le sue tradizioni, i suoi santi, con la sua storia, ma direi di più, direi con tutti i suoi abitanti di oggi e quelli di ieri. È come se ogni teatino sfilasse con la propria confraternita del centro storico o delle varie contrade, tutte unite nelle note del Miserere, una musica, come hai già detto, struggente, forte, che arriva subito al cuore, una fontana di lacrime, la definì Gabriele D'Annunzio. Ognuno, ricordando quando era ancora piccolo e vedeva incuriosito e un po' intimorito questi incappucciati, e si teneva stretto alla mamma, una processione che ha come momento centrale la passione che si è fatta dolore, una sofferenza struggente, il Cristo torturato e deriso identifica un po' l'ingratitudine e la sofferenza umana di sempre, l'eterna lotta del bene contro il male, e la Madonna addolorata riassume in sé le sofferenze di tutte le mamme che perdono il proprio figlio a causa di malattie, di incidenti, della droga, delle cattive compagnie, della criminalità. E qui un po' il centro di tutto, al di là delle confraternite, dei sette simboli di Del Ponte, tutto diventa una semplice preparazione spirituale ed emotiva a quello che è il vero centro della processione, il Cristo morto che sfila rapido e la Madonna addolorata che lo segue con il fazzoletto bianco tra le mani intriso di lacrime. Una scena questa che fa tornare alla mente la bella lauda di Jacopone da Todi, Donna de Paradiso, che ritrae la Madonna affranta nel vedere ormai moribondo il proprio figlio, una sofferenza che si fa tutta umana. E tutta questa scena drammatica è sottolineata qui a Chieti dall'immagine di un mare di incappucciati tra il nero e il dorato e da una colonna sonora d'eccezione, il Miserere di Selecchi, una musica scritta da un teatino doc per essere suonata solo a Chieti, proprio per la processione del Venerdì Santo, ma è talmente toccante che ormai è cantata e suonata in tante altre processioni del Cristo morto. Ed è impossibile non
emozionarsi in questo momento clou. Lì vi è proprio la Chieti, la sua storia, la sofferenza del suo popolo, la sua cristianità e la sua nobiltà d'animo. A dirla con una parola, lì c'è veramente tutta la teatinità. Al vero teatino bastano due note di questa musica, sentita in una qualunque parte del mondo, in una qualunque stagione, per fargli riprovare quel fremito unico che solo il suo Miserere riesce a trasmettere. Serata particolarmente strana dal punto di vista climatico, perché accompagnata nel maltempo di questi giorni, comunque dal sole ma abbastanza fredda, e comunque tutto ciò non ha evitato la pacifica invasione della città sin dal primo pomeriggio, con le strade chiuse, i bus navetta predisposti per il centro in attesa di questo momento della partenza della processione all'imbrunire, vedremo man mano le immagini che ci porteranno verso il buio, dalla cattedrale di San Giustino, attraverso un percorso Aurelio che è stato sancito proprio negli ultimi anni in maniera precisa, in maniera definitiva. Certo, il percorso sin dall'inizio, dal 1650, è stato modellato in base anche alle modifiche urbanistiche della città. Il corso Marruccino di oggi, un unico corso, ieri non c'era, per cui ieri doveva avere un percorso differente. Da 2-3 anni è cambiato nel tratto che dall'inizio del corso Marruccino fa tutto il corso Marruccino fino alla Trinità, e poi dalla Trinità invece gira nella zona dei tempietti romani. Una processione che attraversa la città in lungo e in largo, si da tracciare quasi una croce che benedice la città. E il percorso passa dinanzi alle tante case nobiliari di Chieti, perché dobbiamo ricordare che l'Arciconfraternita del Sacromonte dei Morti, nato come confraternita aperta a uomini e donne di tutti i ceti, nel Settecento diventa invece una confraternita di solo nobili, e pertanto il percorso venne fatto cercando di passare sotto le case di tutti i confratelli di questa confraternita divenuta arciconfraternita nel 1856. Ecco, man mano che andremo avanti con il nostro racconto televisivo, vedremo il degradare della luce, il tema dell'illuminazione di questa processione, anche questa è una sua storia. Sì, prima dell'illuminazione permettimi di dire, ecco, per finire il discorso del percorso, una volta si fermava davanti a due monasteri, al monastero di Santa Maria in San Pietro e poi al monastero di Santa Chiara. Qui la processione si fermava per permettere al Cristo di entrare nel convento ed essere adorato dalle suore. Sulla illuminazione vi è da dire che, come tutte le manifestazioni pubbliche, la processione avveniva di giorno, di mattina. Solamente successivamente nell'Ottocento vi è il passaggio dal giorno alla sera, e come vediamo fra poco dalle immagini, le confraternite portano dei lampioni che servivano proprio per rischiarare la strada. Allora non c'era l'illuminazione né a gas né elettrico, per cui ci si aiutava, ecco, con questi lampioni stessi. E le confraternite portavano questi lampioni, chiamati anche fanali, posti alla sommità delle aste. Lungo i balconi, per le strade, si mettevano dei bracieri con dell'incenso che serviva anche a profumare l'ambiente stesso. E solo nel 1894 arrivò l'illuminazione a gas e ancora più tardi quella elettrica. Dal 1962, quindi in tempi più recenti, me lo ricordo anch'io, hanno fatto la comparsa tutti i tripodi di ferro battuto che vengono collocati lungo il corso Marruccino. Anzi, per qualche anno
il corso veniva illuminato esclusivamente da questi tripodi, poi per motivi di sicurezza hanno lasciato acceso anche un po' di illuminazione pubblica. Ecco, a proposito ancora della logistica, prima poi di immergersi nella atmosfera del passaggio notturno del corteo, visto che abbiamo ancora delle immagini che ci raccontano la formazione della processione, quali sono le ultime novità, quelle relative a quest'anno, perché comunque è stata un'edizione, come dicevo io all'inizio, in cui si torna alla normalità in qualche modo. Ricordiamo tutti le immagini destinate a entrare nella storia di padre Bruno Forte, che andava da solo, soltanto con la nostra telecamera, ricordo, nell'anno della pandemia, del lockdown, con una croce trasportata dal seminario fino alla cattedrale. Lo scorso anno c'è stata una limitazione ancora del numero dei partecipanti e quest'anno, Aurelio, si torna ai grandi numeri. Si torna ai grandi numeri e lo vedremo fra poco, adesso che la telecamera inquadrerà il pubblico. E per quanto riguarda, ecco, questa immagine che stiamo vedendo, vede la pavimentazione, consideriamo che l'ultima pavimentazione che fu messa a Piazza San Giustino fu nel 1936 e anche in quell'anno ci furono delle modifiche nella nostra processione. Considerate che nel 1936 a Piazza San Giustino c'era la stazione della ferrovia elettrica, per cui dovettero spostare questa stazione, la portarono a Largo Carisio e per far entrare la stazione dovettero abbattere la chiesetta di San Michele, dove adesso a Largo Carisio vi è la statua di San Michele. Ecco, lì c'era proprio la chiesetta di San Michele. E poi vi è da evidenziare come nella zona di Piano Sant'Angelo vi sono degli spazi che sono dedicati ai diversamente abili e agli ospiti delle case di riposo, a che possano assistere serenamente e tranquillamente alla processione. Non so se è il caso di dire, ma penso sicuramente di sì, che la Panoramica ormai sono anni che mette a disposizione i suoi autobus in questa occasione, sia per portare tutte le confraternite dalle proprie chiese a Piazza San Giustino e sia per curare il collegamento dal Palatricalle al centro della città. Certo, possiamo parlare anche dei numeri degli appartenenti alle confraternite che poi animano la processione, che credo sia una delle più ricche di figuranti che si svolgono nel Venerdì Santo in tutta Italia. La processione di oggi, la processione che vedremo, sono circa 1000 incappucciati, 500 delle 13 confraternite che partecipano. Ecco un'altra caratteristica: spesso vi sono città, paesi in cui la processione viene eseguita e vede la partecipazione solo della confraternita organizzatrice. La nostra arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti da sempre invece fa in maniera che siano tutte le confraternite presenti nella città a partecipare, quindi vi sono circa oggi 500 incappucciati delle 13 confraternite più i componenti dell'arciconfraternita, che sono circa 550, di cui 100 confratelli che sono questi che portano e che accompagnano il Cristo morto e la Madonna, ve ne sono altre 75 che portano i simulacri del ponte, i 25 paggi che abbiamo visto in costume settecentesco e vi sono 350 tra orchestrali e musici. Li vediamo uscire proprio in questo momento. Qui vediamo il maestro Peppino Pezzullo che dirige la parte orchestrale, che come dicevamo prima è composto da tanti giovani, specialmente delle scuole ad indirizzo musicale e di tante persone che suonano da decenni e decenni, e poi vi è un coro, il coro è tutto maschile, composto da oltre 200 persone.
Il numero de... sì. Se posso aggiungere, ecco, vorrei evidenziare come questa processione così numerosa e così ricca di statue, questo lo è solamente dalla metà dell'Ottocento, perché questa processione del Cristo morto di Chieti, noi diciamo una delle più antiche d'Italia, perché veramente è databile nel Medioevo, tant'è che nel 1650, in cui già esistevano anche a Chieti processioni, ad esempio del San Giustino, di altre occasioni barocche, quindi pieno di statue e di personaggio, la processione del Cristo morto di Chieti avveniva nel 1650 e ancora avanti fino al 1800 solamente con tre simboli. Vi era una morte di legno a grandezza naturale che in una mano reggeva un crocifisso e nell'altra una falce, vi era uno stendardo in damasco nero e un catafalco sul quale adagiare una statua con le sembianze di Cristo morto. Sul catafalco una coltre in damasco nero con il teschio ricamato ai quattro lati. Quindi una processione squisitamente medievale. Ecco, già questo denota, la composizione di questa processione, denota che ha una origine medievale, infatti raffrontabile con altri tipi di processioni, quale ad esempio quella di Assisi, in cui si vedono gli incappucciati con pochissimi simboli. 1650, dicevo prima, è una data memorabile perché la nostra arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti venne invitata dall'arciconfraternita romana di Orazione e Morte a partecipare all'anno santo. E furono talmente bravi a organizzare un pellegrinaggio che vide coinvolti 70 sacerdoti e circa 1000 fedeli. Partirono a piedi da Chieti e in 4 giorni raggiunsero Roma. Primo giorno Popoli, secondo L'Aquila, terzo Rieti, quarto giorno arrivarono a Roma, furono accolti dall'arciconfraternita romana e sfilarono davanti al Papa, che li volle vedere e risentire per due volte, per cui ripetettero la processione. E questa processione è legata strettamente anche al periodo della città in cui la vita delle confraternite era predominante, perché ricordiamo quale fu il ruolo storico in quegli anni, anche nel 600, delle confraternite, che oggi parleremmo, descriveremmo quali soggetti di quello che viene definito il welfare, perché erano loro a sopperire alle grandi difficoltà della popolazione. Allora, noi consideriamo che le confraternite, inizialmente sul 1000, 1100, 1200, erano confraternite che partivano da un principio: tutte le calamità naturali avvenivano a causa dei peccati dell'uomo, e allora queste confraternite erano dedicate alla preghiera e all'autoflagellazione, tant'è che tutte le confraternite di quel periodo là hanno una denominazione, ecco, tipo confraternita della frusta, della disciplina, confraternita dei penitenti, dei disciplinati, e ve ne erano 20 in Abruzzo in questo periodo 1200-1300. Altre 20 furono costituite nel 1400, ma dopo il Concilio di Trento vi fu un cambiamento radicale, nel senso che ogni confraternita si specializzò per un tipo di attività. Allora vi erano le confraternite dei Sacri Monte dei Morti, delle Relazioni e Morte, che si dedicarono al seppellimento cristiano e alle messe in suffragio, quelle della Trinità e dei pellegrini, che si dedicavano ad accogliere i pellegrini e a curare i malati. Vi erano confraternite dedicate addirittura a riscattare i cattolici fatti schiavi dai turchi, altre invece a servizio delle parrocchie, altre per la dottrina cristiana, per cui ognuno scelse un tipo di attività. Tutti comunque erano dediti a curare il povero, il miserabile,
l'orfano, la donna pericolante o pericolata, ed era, come dicevi tu, un tipo di assistenza sociale che lo Stato non assicurava minimamente, per cui erano le confraternite. Ma le stesse confraternite che costruirono tantissime chiese e arredarono e arricchirono le chiese stesse con opere d'arte. La chiesa dell'Annunziata di Sulmona fu costruita dalla confraternita, delle Anime Sante dell'Aquila, costruita dalle confraternite. Stando a Chieti, la chiesa della Trinità nel 500 fu costruita dalla relativa confraternita, il campanile di Sant'Antonio di Chieti, costruito dalla confraternita di Sant'Antonio, e così via. Cioè, erano strutture molto ricche, però dedicavano tutti i soldi che ricavavano per costruire chiese, per arricchire le chiese e per opere di carità. Il passaggio davanti alla nostra postazione, che si trova in Corso Marruccino, ci consente, vedendo sfilare la processione, di descriverla in tutte le sue componenti. Aurelio Bigi, è il momento in cui c'è la svolta in piazza Valignani, in un tragitto che è stato reso un po' più stretto dalla presenza di una fontana negli ultimi anni, però insomma si vede provenire proprio dalla piazza Valignani la testa della processione, che ha appunto una sua composizione ben precisa. Cosa la apre? Allora, la prima cosa che noi vediamo è il gonfalone, un drappo nero di forma triangolare, terminante a coda di rondine. Al centro è riprodotto il simbolo dell'arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti in San Giustino di Chieti, così è la dizione esatta dell'arciconfraternita. Oggi è montata su un'asta altissima, 5 metri e mezzo, ma pensate che nel passato era ancora più alto. Fu tagliato nel periodo in cui per il Corso Marruccino c'erano i fili del filobus e quindi creava problemi. Viene portato questo gonfalone da un confratello aggregato dell'arciconfraternita e fa da scorta a questa la confraternita di San Francesco Caracciolo, già di Santa Maria del Tricalle. E vediamo proprio il drappo seguito dal gonfalone della confraternita di cui di San Francesco Caracciolo, che è uno dei pochi santi della nostra terra. I confratelli, che fra poco vedremo, hanno la mozzetta color granata con un bordo dorato e con la francia anch'essa dorata. È sorta questa confraternita negli anni 60, tra il 63 e il 64. Questo gonfalone è stato confezionato nel 1855 e quindi in contemporanea con i 7 simboli che fra poco vedremo e che furono realizzati da Raffaele del Ponte. Questo personaggio di Chieti studiò a lungo a Napoli e realizzò diverse opere d'arte, tra cui la pittura posta sulla volta della chiesa di Santa Chiara, riproducendo l'Assunzione della Madonna. Fu bravo e apprezzato in vita, però, come spesso accade all'artista, morì in povertà, tant'è che la sua tomba fu realizzata dai suoi amici. Se si entra nel cimitero monumentale di Chieti, quindi da Piazza Sant'Anna, dopo una cinquantina di metri, sulla destra, vi è un obelisco, tra l'altro è l'unico obelisco del cimitero monumentale. Questa è proprio la tomba di Raffaele del Ponte. Purtroppo le sue condizioni sono le sue, mi riferisco ovviamente alla tomba, sono deteriorate, per cui io penso che Chieti debba avere un obbligo morale, diciamo, di provvedere un po' al restauro di questa tomba. E vediamo proprio il passaggio in questa
sostanziale curva che si viene a delineare proprio per la presenza della fontana in piazza Valignani. Adesso vedremo però sfilare più da vicino gli avamposti di questa processione con la staffetta delle forze dell'ordine e il gonfalone di cui ci parlavi. Dicevi a proposito della confraternita del Sacro Monte dei Morti e anche delle tante confraternite che custodiscono gelosamente anche i simboli che vedremo sfilare. C'è un'assegnazione a ciascuna di esse di una particolare storia legata alla passione. Sì, sì. E non è casuale, perché certo. Ciascuna confraternita custodisce da anni la possibilità di far sfilare il simulacro a cui tiene in maniera particolare. Diciamo pure che nel passato, ecco, quando Raffaele del Ponte, 1855, realizzò i trofei, che vedremo sfilare, ogni trofeo veniva portato da una categoria di lavoratori, era ben codificato, per cui ecco, gli scrivani portavano il volto santo e così diciamo, ciascuna categoria aveva un suo simulacro. Questo andò avanti fino alla fine del 1800, poi si crearono dei problemi, diciamo, perché tutti volevano poter partecipare alla processione e allora l'arciconfraternita mise un freno a questa situazione e si giunse ad attribuire a ciascuna confraternita un determinato trofeo, o chiamato anche simbolo, del Ponte, per cui poi succede che vi è quasi un passaggio generazionale da padre a figlio, per cui ognuno tiene a rimanere in quella confraternita e essere collegato ad un determinato simbolo. Ecco, qui adesso vediamo molto meglio il gonfalone con il simbolo. Ecco, le persone che vediamo con tunica e buffa nera e mozzetta color giallo sono i soci aggregati, i confratelli aggregati dell'Arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti. A seguire i confratelli del Tricalle di, ecco, San Francesco Caracciolo, di cui abbiamo già parlato, e subito dopo c'è il primo dei sette trofei di Raffaele del Ponte, vale a dire l'Angelo. Ecco, che vedremo tra poco. Guardiamo, vedete, hanno questi una mozzetta color granata con il bordo dorato e la francia dorata e hanno un medaglione che riproduce proprio l'immagine di San Francesco Caracciolo. Questa bandiera che portano, vedete, sopra San Francesco Caracciolo, sotto Tricalle di Chieti, che per chi conosce una chiesa che risale a epoca antichissima, solo recentemente, negli ultimi decenni, ha assunto la parrocchia questa denominazione di San Francesco Caracciolo con la costruzione di una nuova chiesa. Le confraternite portano, vedete, i lampioni che servivano nell'Ottocento proprio per illuminare la strada. Dico di più, qualcuno chiama questi copricapi cappuccio, in realtà è una buffa questa qui, perché per cappuccio si dovrebbe intendere invece un copricapo di stoffa rigida che finisce a punta, quasi come quella di un mago, quella di una fata, che adottano le confraternite spagnole, qualche confraternita dell'Italia meridionale. Questa è qui invece di stoffa morbida che ricade sulla testa, che copre l'intero viso lasciando aperti solamente i due buchi per permettere la visuale, invece si chiama buffa. Questo è il primo simulacro di Raffaele del Conte, l'angelo. È un angelo particolare, vestito di viola, il colore della passione,
e ricorda quanto scritto nel Vangelo di Luca: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. E gli apparve allora un angelo dal cielo a confortarlo. E dal 1855 al 1892 l'angelo veniva portato dai confettieri e dagli ottonai. Fanno da scorta all'angelo le confraternite di San Gaetano e San Giuseppe, con mozzetta color bordeaux, con strisce e frangia dorata, e parte della confraternita delle Crocelle, tunica e buffa bianca, mozzetto amaranto. Siamo passati già a un altro simbolo, a quella delle lance. In basso si vede un sacchetto che contiene le 30 monete d'argento chieste da Giuda ai sacerdoti a che consegnasse Gesù. Più in alto vi sono le torce, la daga e le lance servite a Giuda e ai soldati forniti dai sommi sacerdoti e dai farisei per andare a prendere Gesù. Questo simbolo veniva portato dai serpare. Fanno da scorta la confraternita delle Crocelle con mozzetta amaranto, l'arciconfraternita della Madonna della Cintura, ecco, intanto stiamo vedendo quella delle Crocelle, con mozzetta amaranto e guarnizioni in oro, cingolo giallo e buffa bianca. Anche loro portano i lampioni, vedete, ogni confraternita ha un tipo di lampione, costruito artigianalmente, spesso dagli stessi confraterni. Segue l'arciconfraternita della Madonna della Cintura, originata da quella delle Crocelle, e ha la particolarità di essere composto solo da donne. Hanno il sacco nero e la mozzetta argentata bordata nera. L'originaria confraternita della Cintura fu costituita nel 1708, era un'antica confraternita, nella chiesa di San Giustino, e nel 1856 fu eretta ad arciconfraternita dal re Ferdinando II, e nel 2004 fu estinta, ma ben presto fu ricostituita conservando il rango di arciconfraternita. Abbiamo visto ora anche la confraternita di Santa Maria Calvona, con mozzetta rossa bordata in oro. Ed ora un nuovo trofeo. Siamo passati al trofeo la colonna col gallo e i flagelli. Qui vi sono diversi simboli. La colonna ricorda dove fu legato Gesù, la mano quando una delle guardie romane diede uno schiaffo a Gesù dicendo: così rispondi al sommo sacerdote, il gallo quando uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quella a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: ma non ti ho forse visto con lui nel giardino? Pietro negò per la terza volta e subito un gallo cantò, ricordando quando Gesù, sì, durante l'ultima cena gli aveva predetto: non passerà il giorno che tu mi avrai rinnegato tre volte. I flagelli ricordano quando Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Questo simbolo veniva portato dai muratori. Fanno da scorta la colonna, la confraternita di Santa Barbara, che porta due stendardi. Vedete, il primo stendardo, eccolo qua, è di Santa Barbara. L'altra invece, che vedremo fra un attimo, è della storica compagnia della Madonna della Croce. I primi hanno la mozzetta rossa, vedete, con il bordo chiaro. La seconda, quella della compagnia della Madonna della Croce, eccola, sì, qua lo stendardo. I confratelli portano invece la mozzetta color celeste con fettuccia e frangia dorati. Ecco, se abbiamo un minuto di tempo, un
vediamo se la regia ce lo permette, volevo precisare come i colori delle mozzette non siano casuali, ma ci torneremo sull'argomento appena avremo un attimo di tempo, perché vediamo arrivare simulacro. Il volto santo. La Veronica asciugò il volto a Gesù, che rimase impresso sul bianco lino. Il volto è stato dipinto su un tessuto sottilissimo, tenendo a modello proprio il volto santo di Manoppello, che oggi è salito alle cronache nazionali per essere la più compatibile con la Sacra Sindone. La Chiesa, infatti, ritiene che il volto santo di Manoppello sia proprio quello della Veronica, che sino al 1500 stava nella vecchia Basilica di San Pietro. Poi, nel momento in cui fu abbattuto per costruire la nuova basilica, fu persa e fu ritrovata, diciamo, solo recentemente proprio a Manoppello. Una volta era portato dagli scrivani, evidentemente era così leggero era questo più leggero. Trofeo che lo scrivano poteva portarlo tranquillamente. Fa da scorta a questa confraternita, a questo simbolo, la confraternita della Madonna delle Grazie, con mozzetta rossa e bordo dorato. Oh, le origini di questa confraternita sono antichissime, risalgono al 1576. Solo successivamente è stata ricostituita. Durante il conflitto del 1944, l'anno della guerra, la processione si svolse regolarmente, anche se in forma ridotta. Al rientro in cattedrale ci furono i tedeschi che cercarono di trovare gli uomini, ma furono tutti salvi. Ecco, passiamo al trofeo successivo, il sasso con la tunica, la corona, i dadi, la brocca d'acqua di Pilato. Il sasso ricorda il trono di Beffa sul quale fu fatto sedere il Cristo incoronato di spine, con una canna in mano a simboleggiare uno scettro. La corona ricorda quando i soldati romani, intrecciato una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso il mantello di porpora e lo schiaffeggiavano. I dadi e la tunica riportano alla memoria quando i soldati romani si divisero tra loro le vesti di Gesù e sulla sua tunica giocarono a dadi. Abbiamo visto inquadrata anche la brocca, che ricorda quando Pilato, visto che il tumulto cresceva sempre più e non condividendo la condanna a morte di Gesù, prese dell'acqua e si lavò pubblicamente le mani davanti alla folla. E il bacile e la brocca di questo gruppo appartengono alla famiglia Obletter e è stato utilizzato dall'arcivescovo Luigi Ruffo Scilla proprio per battezzare padre Gabriele Obletter, morto in odore di santità. Il sasso veniva portato dai contadini ed è la confraternita della Madonna del Freddo con la mozzetta celeste bordo dorato a fare da scorta. Ecco, stavamo prima parlando dei colori delle mozzette. Vediamo, dobbiamo rinviare questa spiegazione perché vediamo già la scala. Fanno parte di questo gruppo tre chiodi e il martello che servirono per crocifiggere Gesù, la canna con la spugna che ricorda quando un soldato romano corse a prendere una spugna e imbevutola di aceto la fissò su di una canna per dare da bere a Gesù, povero Gesù. La lancia per ricordare quando uno dei soldati gli colpì il costato con la lancia e subito uscì del sangue e dell'acqua. La scala col sacchetto ricorda infine Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo che dopo la crocifissione presero il corpo di Gesù e lo avvolsero in bende insieme con oli aromatici, come era allora usanza seppellire tra i giudei. La scala veniva portata dai calzolai e dai falegnami. Fanno da scorta a questo simbolo, a questo trofeo. Ecco, della tenaglia e dei chiodi abbiamo già detto prima. L'arciconfraternita di Santa Maria di Costantinopoli in Santa Chiara, mozzetta azzurra con francia dorate e stelline, il cingolo col fiocco è azzurro,
e il medaglione reca l'effigie di una cometa. Questa confraternita era già esistente nel 1576, quindi ha una datazione antica, e nel 1856 fu innalzata al rango di arciconfraternita, assieme alle confraternite dei Cinturati, della Santissima Trinità dei Pellegrini, oggi non più esistente, e del Sacro Monte dei Morti. Ecco, adesso siamo tornati a vedere la scala, che abbiamo già descritto come è composto. Qui vediamo la confraternita di cui abbiamo parlato. Ed ora a seguire dovrebbe esserci il simbolo della croce, l'ultimo dei trofei costruiti da Del Ponte, che è il trofeo più pesante, almeno nella storia di questa tradizione che appunto nasce con Del Ponte, ma che poi si è evoluta con altre croci che sono state realizzate nel corso dei tempi della vita di questa processione. Il regista ci ha fatto vedere adesso i confratelli del Santa Maria di Costantinopoli, e non abbiamo inquadrato ancora, però ci sono anche i confratelli di Santa Maria della Vittoria con mozzetta viola e fregi circolari dorati. Ecco, questo il regista torna sulla confraternita di Santa Maria di Costantinopoli. Abbiamo visto la croce della Passione, che prima era presente in tutte le chiese, una croce di legno dove vi sono i simboli della Passione di Cristo. E con questo stendardo giallo invece vediamo l'altra confraternita di cui parlavamo, della Madonna della Vittoria. Ecco, probabilmente in questo passaggio abbiamo la possibilità di approfondire quel discorso dei colori rapidamente. Benissimo. Allora, le confraternite mariane, cioè Santa Maria con qualche attributo del freddo, della misericordia, hanno mozzette azzurre, dal celeste all'azzurro. Quelle rosse invece sono attinenti o a Santi Martiri o alla Santissima Trinità. Quelle giallognole, marroncino, ricordano i carmelitani e quindi sono confraternite legate ai carmelitani. Quelli neri, quelli neri legati ovviamente alla morte, quindi ci confraternita del Sacro Monte dei Morti e d'Affini. Questa è la croce. Ecco, siamo arrivati alla croce attuale. All'ultimo dei simboli del ponte, la croce, ed è considerata la più pesante, anche se quella originale, pesantissima, piena, è stata sistemata nell'oratorio dell'arciconfraternita. Questa è una un po' più leggera. E vedete sopra la croce vi è l'iscrizione INRI, lo ha inquadrato prima. E il cranio e il serpente, ecco, alla base. Che il cranio rappresenta Adamo, la cui colpa è stata vinta dal sacrificio di Cristo, e il serpente allude al peccato originale. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. A scortare la croce sono le confraternite della Madonna della Vittoria, ecco, quella che, Maria Santissima del Rosario. Quella che inquadriamo adesso è di Maria Santissima del Rosario. Era un'arciconfraternita diventata tale nel 1854, si è ricostituita da poco, e questa è tra le più recenti, la confraternita della Misericordia. Più recente di Chieti, perché a livello nazionale è una delle più antiche. Nel 1200, specialmente in Toscana, questi confratelli avevano una specie di zaino di vimini dove andavano a prendere i malati per strada. Sono passati tanti secoli e in realtà la loro attività seguita ad essere quella di prendere con le ambulanze i malati. Certo. Adesso stiamo vedendo. È la parte religiosa dopo la parte la parte religiosa. Sono i cavalieri del Santo Sepolcro di Gerusalemme che sfilano ormai da circa 20 anni.
e dopo di loro vi sono i seminaristi, dopo i seminaristi il capitolo metropolitano, vedete con la mozzetta violacea. Nel passato, fino a che ero ragazzo io, a metà 1900, avevano una mozzetta in velluto con cappuccio, e il vescovo aveva invece dal 1700 la cappa magna, ecco, un mantello così con 4-5 metri di coda che veniva retto da altri seminaristi. Negli occhi di Monsignor Forte io colgo il ritorno dell'abbraccio dei fedeli rispetto a questa processione, dopo anni, certo, di solitudine del suo cammino, del suo pellegrinaggio soltanto con la croce. Vedi, se prima del passaggio della processione vi era un certo brusio tra i fedeli, al passaggio dei simulacri si è fatto silenzio, adesso vi è un silenzio massimo. Qui sono, è la zona dell'arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti, aperto dall'abaro, c'è il governatore, il vice governatore e l'assistente, e gli stessi confratelli dell'arciconfraternita che portano le due statue più importanti, quella del Cristo morto, presente sin dall'inizio, dalle prime edizioni del 1600, vi era il catafalco con la statua del Cristo morto. Quello che vediamo oggi è una realizzazione lignea molto pregiata del 1700. Vedete il tessuto sul catafalco ricamato tutto in oro e argento. E dietro al Cristo vi è subito la statua della Madonna, tutta vestita in nero, con il fazzolo bianco che porta nelle mani, a testimoniare il dolore della madre che segue il proprio figlio ormai morto. E noi lasciamo in sottofondo le note del Miserere. Ora c'è il momento di preghiera e il passaggio della serie di musici e coristi pronti per una nuova esecuzione. Dire, Aurelio, è sempre una magia, è sempre un incantamento, è sempre un momento di grande spiritualità, quello che si vive all'interno, nell'essere qui a Chieti, nel vivere da spettatori, finalmente da spettatori liberi. Una fontana di lacrime, diceva D'Annunzio, ed è così. Thank you.
prosegue il passaggio per il resto del suo tragitto, la processione del Cristo morto a Chieti. Noi siamo in conclusione di questa cronaca, Aurelio Bigi, io ti ringrazio. E vediamo quante migliaia di persone vanno al seguito di questa, certo, processione, per evidenziare di quanto il Chietino, ma non solo il Chietino, perché sono anche tante le persone che vengono da fuori, che sentono questa processione, che dobbiamo dire grazie tantissimo all'Arcicompraternita del Sacromonte dei Morti, che ci ha agevolato in questa occasione per realizzare quelle immagini esclusive che vi abbiamo proposte all'inizio. Vi ricordo che tutta la nostra trasmissione con le processioni, anche quelle di chi si fosse messo in visione in ascolto più tardi, magari proprio per avervi partecipato, resta disponibile sul nostro profilo YouTube, ed è quindi un regalo che Rete 8 fa ogni anno ai fedeli e a tutti coloro che vivono i riti della passione in Abruzzo. Io volevo ringraziare davvero Aurelio Bigi per essere stato, come al solito, un competente punto di riferimento nel raccontarci la magia, la grande spiritualità e anche la storia e la tradizione di questo momento, che è quello del Venerdì Santo a Chieti e della processione del Cristo morto. Grazie a tutti voi e arrivederci. Buona serata.